William Regal è stato il protagonista di AEW Unrestricted, una Unrestricted particolare perché? Perché mancava Tony Schiavone, ma c'era Aubrey Edwards, c'era Alex Abrahantes, c'era l'ospite e c'ero anch'io ad ascoltarlo. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, benvenuti a questo piccolo momento in cui andiamo a prendere tre curiosità molto interessanti riguardo proprio Unrestricted dedicato a William Regal. La prima cosa che ci tengo a dire è una cosa che ha raccontato del primissimo giorno in cui ha lavorato in FCW, che era un territorio di sviluppo, la Florida Championship Wrestling, per la WWE. Si trova a lavorare lì in un ruolo extra ring, ovviamente, si trova davanti a un sacco di giovani lottatori che poi sarebbero diventate le superstar degli anni a venire proprio della federazione. Quindi in un momento un po' particolare della sua carriera, in cui comunque doveva dare una mano per far crescere dei talenti e quant'altro, si trova lì, insomma, vede che ci sono tante persone molto volitive, le più, diciamo, quelle che avevano fatto già più allenamenti, già facevano dei match all'interno proprio degli allenamenti lì in ring e si preparavano per andare negli show della FCW, ma anche poi per entrare nei roster della WWE. Tra questi c'era un giovanissimo John Moxley, molto green, e che se ne stava un po' appartato per i fatti suoi. Ma nel momento in cui William Regal dice: bene, mi piacerebbe sentire come lavorate da un punto di vista dei promo, vorrei proprio capire se siete in grado, insomma, c'è qualcuno che se la sente di venire a fare un promo, un minuto di promo, niente di più, niente di meno. A quel punto si alza John Moxley e lentamente va verso il ring. E cosa succede quando John Moxley va verso il ring? La prima cosa che si chiede William Regal, questo è il primo che sento che parla, oddio, speriamo che sia bravo abbastanza perché possa davvero fare un piccolo promo, anche poco. Vi prego, fate in modo che sia abbastanza bravo. Ma era John Moxley. E nonostante fosse molto green, dopo 10 secondi William Regal tira il primo sospiro di sollievo. Dopo 20 secondi capisce che chiunque si fosse mosso dopo John Moxley e fosse andato a fare un promo dopo di lui sarebbe stato letteralmente stracciato. E quindi questo è stato un po' il primo incontro con questo incredibile personaggio che oggi è un nome di punta della All Elite Wrestling. Non voleva assolutamente scendere così a fondo all'interno della psicologia di un personaggio, ma la WWE ce lo ha un pochino spedito. Cosa è successo a un certo punto della carriera di William Regal? Dopo un anno di infortunio ritorna e viene affiancato a Eugene. Eugene era un personaggio molto particolare in WWE, era infatti un ragazzo con dei problemi mentali, con questa gimmick molto particolare in cui si cercava appunto di rendere usufruibile a tutti, facile a tutti la gestione di questo personaggio non proprio facile, insomma, non è come se tu introduci un panettiere, qui introduci una persona con dei problemi e puoi trattare la cosa in malo modo invece che magari farla nel modo più corretto. Bisogna sempre ricordarsi che il wrestling, essendo televisivo, è qualcosa che in qualche modo va a incidere sulle persone che guardano. Per cui la cosa era molto particolare. Lui, per riuscire a inserirsi molto bene all'interno della parte, William Regal decide di studiare abbastanza a fondo la situazione e cercare di capire sempre di più quello che poteva essere il suo risvolto con Eugene. La storyline è abbastanza lunga, questa storyline arriverà addirittura a un momento in cui Eugene si infortunerà mentre sono campioni di coppia proprio lui e William Regal. Beh, sostanzialmente lui, per entrare sempre di più all'interno di questo personaggio, nonostante poi diventi face, nonostante poi ci siano un sacco di cose, c'è tutta una parte che lui deve studiare, capire, approfondire, andare in profondità. Lui, da grande professionista, lo fa, ma stava rischiando letteralmente di andare in burnout. Poi fortunatamente all'interno di questa storyline c'è stato un momento in cui Eric Bischoff lo sospende
In questo caso quindi William Regal va fuori dagli schermi televisivi. Andando fuori dagli schermi televisivi non deve far finta di essere quella persona lì, in quella situazione lì, e riesce un po' a ricaricare le pile e trova anche il buono all'interno di quello che gli stava succedendo, e fortunatamente non va in breakdown, altrimenti avremmo avuto veramente grosse difficoltà, perché William Regal usciva anche da periodi molto brutti, no? Di dipendenze da stupefacenti, altro. Purtroppo la vita di William Regal, lo sappiamo, non è stata proprio la più lineare, e soprattutto ha avuto tanti di quei problemi lì che magari ad altri hanno causato gravi difficoltà nella vita, ad alcuni hanno causato la morte. Lui è riuscito a uscirne abbastanza bene, però è praticamente un caso. Maledetta la batteria della videocamera, è finita, adesso riprendo. Stavo dicendo che è praticamente un caso che William Regal sia riuscito a uscire da queste dipendenze senza quasi avere problemi, quasi, perché poi ha avuto tanti problemi di salute, problemi al cuore, problemi, insomma, tante piccole cose che non hanno minimamente aiutato la questione. Però è un caso, nel senso che non c'è un superpotere che ti fa uscire, a volte ce la fai. Quello che possiamo dire noi è che chiunque magari sta anche ascoltando questo video, altri video, ha certi tipi di problemi o si sente in difficoltà, deve cercare qualcuno che possa dargli una mano, perché da soli è molto difficile. Quindi cercate, sì, di prendervi una pausa magari come ha fatto lui, ma anche fisicamente di farvi aiutare da qualcuno, potrebbe essere molto importante. Terza e ultima parte, dobbiamo parlare di questa cosa che mi ha fatto molto molto sorridere. Come giudichereste voi la carriera di William Regal? Lui dice: la mia carriera è raccontata divinamente dalle GIF. Le GIF animate, avete presente, no? Quante ne mandate in giro con i vostri social? Quelle GIF, dice, mostrano la parte migliore dei miei match, dove magari lancio una persona da una parte, faccio un suplex, faccio una presa di sottomissione, faccio una faccia brutta. Non state a perdere tempo a guardare i miei match da 20-30 minuti, rotture di scatole dopo rotture di scatole, non fatelo. Guardate le GIF e io vi sembrerò molto molto più bravo di quello che sono stato. Marpionazzo, tu eri veramente bravo a lottare, e voi guardatevi i match, non fatevi fregare, le GIF non basteranno mai. Bene, questo era William Regal, almeno alcune delle tantissime cose che lui ha portato all'interno di Unrestricted. Quindi noi vi diciamo: andate, guardate, godetene, perché l'intervista è molto bella. C'è anche tutta una prima parte in cui, insomma, mostra i suoi animali domestici. Vabbè, ma è una cosa molto carina. Insomma, guardateli, ste Unrestricted. Io ve ne parlo e lo faccio anche volentieri. Però andate direttamente alla fonte. Per me è stato un grande piacere parlare di William Regal. Spero la prossima settimana di essere di nuovo qui a parlare di un altro personaggio importante all'interno dell'orbita della All Elite Wrestling. Dipenderà un pochino da chi avranno come ospite da Unrestricted, e lo scopro purtroppo dopo la registrazione di questo video. Quindi, e niente, non so dirvi se fra una settimana saremo qui con questo o con un altro contenuto, ma so dirvi grazie mille per aver seguito fino qua. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, e noi ci risentiamo alla prossima.